amici, benvenuti a bordo del T8410 per la messa in campo. C'è qualche buca. Siamo qui io e Manuel e abbiamo attaccato un quadrivomere Ermo, nuovo modello Evo. Manuel, qual è la principale particolarità di questo nuovo modello di Arate della Ermo? Praticamente hanno cambiato il modo di come far lavorare l'aratro entro fuori sotto. Prima avevamo una slitta con due cilindri, adesso praticamente abbiamo la struttura trapezoidale. E questo porta dei vantaggi per le lavorazioni? Beh, questo porta dei vantaggi secondo me dall'esperienza, meno usura sui snodi. Ah, ok, meno usura dell'aratro. Meno usura dell'aratro, dei componenti, e poi se lavoro entro solco, diciamo che quando vado a fare il ribaltamento riesco, anche se non alzo del tutto l'aratro, riesco a fare il ribaltamento. Mentre prima con la slitta, se non avevo la memoria nel chiudere l'aratro prima del ribaltare, potevo avere dei problemi. Prestazioni effettivamente sono ottime, perché con un aratro, diciamo che per fare il suo lavoro nel miglior modo possibile dovrebbe fare una profondità, diciamo, intorno ai 40, sì, 45 per le tavole che hanno preso, però in questo momento non ci serve di fare profondità, ma ci basta fare i 30 centimetri. Perché questo campo non è destinato al tabacco? No, è destinato a, mi hanno detto, a favino. Ok. E quindi, come vedete, si comporta bene ugualmente. Beh, senza il trattore va intorno ai 10 km orari senza problemi. Ha la rotina di profondità, le due rotine di profondità sono registrabili in modo idraulico. E da trasporto. E le rotine poi, facendo un meccanismo molto semplice, riesco a girarle e mi fanno il trasporto su strada. Anche quello molto ottimo, perché le due rotine diventano come un carrellino e poi mi snodano, sì. Quindi tenendo i bracci fissi nel trattore io riesco a far girare l'aratro in maniera precisa.